Stiamo per presentarvi la messa in italiano a New York. Telemater vive solo di donazioni e della vostra generosità. Vi ringraziamo per i vostri contributi che ci consentono di continuare a portare la parola del Vangelo in italiano nel mondo. Continuate ad aiutarci, anche la più piccola donazione può fare la differenza. Visitateci telemater.org/sostienici. Grazie. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la 25ª domenica del tempo ordinario e onoriamo questa sera la nostra mamma Maria Addolorata e Padre Pio, San Pio da Pietralcina. Offriamo la Santa Messa per Gino Patruno, per celebrare degnamente questi santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo, o Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quando il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino e chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola.
il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Essi andarono. Uscito di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, mormoravano contro il loro padrone dicendo: e noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo? Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico mio, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Parola del Signore. Vedete come Gesù, come suo solito fare, con le parabole ci dice la verità, ci trasmette la via, la verità e la vita. E quest'oggi vediamo come Gesù chiama i lavoratori per lavorare nella sua vigna. E anzitutto vediamo come questo padrone esce per cercare i lavoratori a diverse ore del giorno, alle 9, a mezzogiorno, alle 3, alle 5, e dice loro: io vi darò un denaro al giorno. Questa sarebbe la ricompensa dopo il lavoro svolto. Allora, verso le 5 del pomeriggio, come abbiamo visto, Gesù trova dei lavoratori che purtroppo non avevano avuto l'opportunità di trovare un lavoro, erano disoccupati, come abbiamo ascoltato, come anche oggi ci sono tanti disoccupati. Allora questo padrone ebbe compassione di loro, disse: anche voi venite a lavorare nella vigna, anche se la giornata è quasi finita. Ebbe compassione, li volle aiutare e li invitò a lavorare nella vigna. Così anche per noi i tempi di Dio non sono i nostri. Dio ci può chiamare a qualsiasi ora della nostra vita. Possiamo avere 10 anni, un giorno, 50 anni, Dio lo sa. Però qui Gesù dice, che rappresenta questo padrone della vigna, come sappiamo è Dio, dice: io vi darò un denaro. Questo denaro rappresenta la vita eterna. Ora concorda con i primi come con gli ultimi per la vita eterna. Cioè, se voi farete il vostro dovere in terra, come ricompensa avrete la vita eterna. Però i primi mormoravano, come succede spesso, mormoravano. E sappiamo che il mormorio a Gesù non piace. Allora Gesù disse a questi che mormoravano: sei invidioso perché io sono buono? Io posso fare quello che voglio con le mie cose. Allora gli ultimi saranno i primi
i primi saranno gli ultimi. L'importante è portare a termine la volontà di Dio, perché Dio sa qual è la migliore cosa per noi. Noi non conosciamo il nostro bene, solo Lui lo conosce, dobbiamo affidarci a Lui. Non dobbiamo troppo guardare a destra e a sinistra, cerchiamo di fare bene il nostro lavoro e Dio ci darà la ricompensa. Come abbiamo ascoltato nella prima lettura, Dio non vuole la morte del malvagio, dell'empio, ma Dio vuole che l'empio si converta. Dove ha abbondato il peccato, sovrabbonda la grazia. Dio vuole la conversione. E se il giusto non persevera nel bene, quello che ha costruito lo perderà. Dobbiamo perseverare fino alla fine. Allora oggi noi onoriamo dei grandi santi, Madonna Addolorata, Padre Pio, non possiamo dimenticare San Gennaro, patrono, protettore dei migranti. Ecco, in particolar modo onoriamo questi santi che ci hanno dimostrato come si lavora nella vigna del Signore. San Paolo nella seconda lettura ci dice: da una parte vorrei tornare alla casa del Padre, che sarebbe meglio, però dall'altra parte voglio stare qui in mezzo a voi per trasmettervi ciò che Dio mi ha rivelato, la salvezza dalle tenebre del peccato alla sua ammirabile luce. Questo è San Paolo. Voi sapete che San Paolo perseguitava la Chiesa. Dopo l'incontro con Gesù divenne forse il migliore apostolo, insieme a Pietro, insieme a Giovanni. Ecco, proprio nel nostro tempo abbiamo avuto un grande esempio di santo, Padre Pio, San Pio, da Pietralcina. Sapete che significa questa parola Pietralcina? Pietra Pucina, piccola pietra. Padre Pio diceva: io sono solo un povero fraticello che vuole pregare. Solo questo voleva fare lui. Aveva il dono della preghiera, aveva il dono della comunione con Cristo, con Maria. Dice: io voglio solo pregare. Diceva: se io vi vedo sofferenti, sono più contento per voi, perché Dio vi sta dando perle preziose. Poi tutti conosciamo il grande miracolo di San Gennaro, no? La liquefazione del sangue. Questo sangue che si scioglie, come dire, per dimostrare che Dio è sempre presente, che Dio è sempre in mezzo a noi. A volte si rivela anche con questi segni tangibili, perché se noi non dovremmo avere bisogno di segni, perché la fede sappiamo che è un dono e bisogna, come dire, sempre innaffiare questo seme affinché diventi una pianta. Ma alcuni hanno bisogno di segni, e poi ci sono anche questi segni. Dio a volte manda anche questi segni tangibili. Allora noi chiediamo anche l'intercessione di San Gennaro, patrono dei migranti, protettore dei migranti, affinché il più grande miracolo della nostra vita sia la conversione del cuore, l'inizio del cammino di conversione, affinché possiamo insieme lavorare nella vigna del Signore, senza guardare quello ha iniziato prima, quello ha iniziato dopo. Guardiamo il nostro. Cerchiamo di fare bene il nostro lavoro. Vi racconto una storiella. C'era uno che andò a confessarsi e disse al prete: dice, io non vado più a messa, dice, perché quello parla male di quello, quello parla male di quell'altro, quello non legge bene, quello dice non vado più. Il sacerdote disse: va bene, dice, però vai in chiesa, prima di non entrare più, dice, tu non entri più, con un bicchiere d'acqua pieno e cerca di non fare cadere l'acqua per terra, gira la chiesa e guarda fisso, perché se cade l'acqua hai perso la partita. E allora lui fece così, girò la chiesa con questo bicchiere d'acqua in mano, facendo attenzione di non fare cadere l'acqua. Tornò dal sacerdote e disse: sì, l'ho fatto, l'acqua non è caduta. Dice:
Quando portavi questo bicchiere, hai visto qualcuno che sparlava o mormorava? Hai visto qualcun altro che faceva cose negative? Dice, no, perché? Perché eri concentrato sul bicchiere, sull'acqua. Allo stesso modo, se tu sei concentrato per la Santa Messa, se tu guardi fisso a Gesù, non sparlerai del tuo fratello, non mormorerai. Il nostro punto fisso è Gesù. Se tu sarai concentrato in Cristo, per Lui e con Lui, anzi, aiuterai il tuo fratello invece di giudicarlo. A volte noi guardiamo più la pagliuzza dell'altro invece che la trave pesante sulle nostre spalle. Noi ringraziamo a Dio che con le parabole ci dice la verità, che ci avverte: gli ultimi saranno i primi. Dobbiamo diventare piccoli come la pietra Pucina, la pietra piccola di Padre Pio. Voleva pregare ed è diventato uno dei più grandi santi, come San Gennaro, soprattutto come la Madonna Addolorata. Dopo i dolori di questa vita, adesso è assunta e glorificata. Sia lodato Gesù Cristo. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la fede ci dice che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore le nostre necessità. Diciamo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio evangelico, nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti, preghiamo. Per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della parola che annunziano al popolo di Dio, preghiamo. Per i fidanzati, perché scoprano il valore umano e soprannaturale del loro amore per costruire la famiglia prima cellula della società e della Chiesa, preghiamo. Per i coniugi separati,
perché alla luce della parola di Dio, con l'aiuto e la comprensione dei fratelli, possano riscoprire il senso cristiano della vita e in ogni caso non disperino della misericordia del Padre. Preghiamo. Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, preghiamo. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i beni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Gino Patruno e di tutti coloro che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Pio, San Gennaro, San Atanasio, San Domenico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Mantenendo la distanza come figli di Dio, scambiamoci il segno della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna.
Gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi, dice il Signore. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi santi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Prima di salutarci, vorrei ringraziare tutti voi, in particolar modo i santi, il mio santo preferito, San Pio, la Madonna Addolorata, Lucrezia e i figli e figlie della Addolorata, San Gennaro e come sempre Telemater, che ormai è con noi sempre, siamo una famiglia. Telemaria significa Telemater, televisione della mamma. Ringraziamo a Dio perché siamo veramente benedetti di avere Telemater che ci viene a trovare, e speriamo che questa missione continui come Dio vuole. Piano piano, vediamo com'è. Maria ci indica la via, Maria cuce, è vero, come insieme ai santi. Allora ringraziamo a Dio, chiediamo l'intercessione di San Pio, di San Gennaro, della Madonna, e ci affidiamo sempre alla misericordia del Padre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo l'angelo di Dio per il nostro angelo custode. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari che sono passati alla casa del Padre, eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Pace e bene a tutti. Avete ascoltato la messa in italiano a New York. Telemater vive solo di donazioni e della vostra generosità. Vi ringraziamo per i vostri contributi che ci consentono di continuare a portare la parola del Vangelo in italiano nel mondo. Continuate ad aiutarci
Anche la più piccola donazione può fare la differenza. Visitateci telemater.org/sostienici. Grazie.